diceva un mistero avvolto nel mistero. È stato molto più difficile capire il ruolo di Monsignor Gensmain che non quello di Papa Benedetto, la Declarazione, la Sede Imperiale. Lui fino al 12 gennaio è stato il più fedele latore dei codici Ratzinger, quindi lui sicuramente sa tutto, è informato di tutto. Poi ha pubblicato questo libro, nient'altro che La Verità, che è un florilegio di panzane, ma talmente gravi. Lei crede che l'abbia scritto tutto lui? Può essere. Non so dirle, signora. Può essere Allora, stato le soluzioni sono 4 o 5. 1. Gliel'ha detto Papa Benedetto, spara le grossissime in questo libro per proteggerti e per far capire che sono talmente grosse che sicuramente nascondono un'altra verità. Infatti, questo libro, come diceva Diego Fusaro, mi ha dato un'intuizione eccezionale. La verità, più la comprimi, più esce fuori. E infatti, dopo questo libro, io mi sono incattivito, tra virgolette. Ah sì? Ah sì, perché si parla male di me. Ah sì, adesso vi inchiodo. E infatti, li ho inchiodati alla vigesima ora, al discorso dei 1000 anni di Benedetto VIII, che oggi qui non abbiamo trattato. Oppure, Monsignor Gensmain ha tradito, un'eventualità possibile, o è stato minacciato, o una parte di questo libro è stata manomessa. Don Minutella dice che la seconda parte sembra scritta da un'altra mano, e quindi io su questo sospendo il giudizio. A pelle direi che Monsignor Gensmain è fedele a Papa Benedetto, è il Baruch che tirerà fuori due rotoli Baruch. Il primo un buco nell'acqua, ma il secondo farà un bel botto. Aggiungo una cosa anch'io su Padre Cheor, dato che il testo l'ho compulsato anch'io, usciva quasi in simultanea rispetto al mio sulla fine del cristianesimo. C'è tutta una parte, in effetti, in cui viene citato Andrea Cionci. Viene citato in termini liquidatori. E ora non ci possiamo aspettare che venga citato in questa maniera puramente liquidatoria, perché da un lato ci si sarebbe potuti aspettare che venisse citato per essere avvalorato, oppure poteva essere semplicemente ignorato. Ma perché citarlo? Perché fomentare qualcuno a leggere i libri di Andrea Cionci? Perché questo è poi l'effetto che fa, a mio giudizio, no? Il modo migliore per combattere il nemico è non parlarne. E quindi questa è la reazione classica a cui è andato incontro Andrea. Le sue tesi non sono state confutate da qualcuno, sono state oggetto di indifferenza o di semplici alzate di spalle. Il fatto che vengano invece citati il nome di Andrea e le sue tesi, a mio giudizio, potrebbe avere un'altra funzione, cioè una segnalazione, cioè indicare che c'è, come dire, non me ne occupo io perché per varie ragioni non posso, c'è cioè un codice Ratzinger all'interno del codice Ratzinger in cui viene intanto data l'indicazione bibliografica, un po' come ai tempi di Giulio Cesare Vanini, il filosofo poi bruciato vivo. Molte tesi non si potevano esporre e le si facevano esporre a un interlocutore immaginario nel dialogo, salvo poi dire: ma sono tesi talmente orripilanti e indicibili che non possono essere oggetto di fede. Intanto però venivano esposte e messe lì ante oculos omnium. Chissà, magari c'è questa funzione possibile anche. È un'ipotesi, no? Non una certa. Peraltro, una cosa divertente, il paragrafo a me dedicato si chiama Una sequenza di indizi infondati. E effettivamente è tutta una sequenza delle teorie più sciocche e superficiali che mi sono state gettate contro. Addirittura Monsignor Gensmain dice che Benedetto, per fare la declarazione più elegante, ha utilizzato la sinonimia munus ministerium per non ripetere. Capite? È come quando Sewald dice che Benedetto si è dimesso per l'insonnia. La prossima volta diranno che si è dimesso per non lasciare solo il gattino. Stanno facendo a gara a sparare le più grosse possibili. Tra l'altro, nella cosa dell'insonnia c'è nascosta una cosa drammaticissima. Perché se andate a cercare nel libro di Geremia, dove c'è la decodificazione totale di tutto, si legge: e io verserò del veleno nel loro bicchiere in modo che dormiranno per sempre. Capite? Quindi è possibile che lui dica: mi sono dimesso perché hanno tentato di avvelenarmi. Però questa è una cosa che lasciamo velata. Ma è stato mandato via. Gensmain, sì, adesso deve lasciare il monastero. Prego. Prego.